In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, indetta per il 21 settembre, noi in questo spazio vogliamo incontrare l'associazione Alzheimer Italia, sezione di Verona, presente sul nostro territorio dal 1998. Alla presidente Maria Grazia Ferrari Guidorizzi, voglio chiedere anzitutto di poterci parlare della mission di questa onlus. La nostra missione è di tutelare, quella di tutelare i diritti del malato e della sua famiglia per riuscire a ottenere una migliore politica assistenziale. Ovviamente cerchiamo di farlo in rete con altre associazioni territoriali perché la rete sostiene di più e quindi noi chiediamo sempre di essere ospitati per costruire dei punti di riferimento nei vari quartieri di Verona e anche in provincia di Verona. Noi cerchiamo di assistere le famiglie, di sostenerle sia dal punto di vista della formazione, perché è importante capire di cosa si tratta, sia dal punto di vista poi delle varie informazioni lungo questo percorso che non è molto breve. Noi abbiamo bisogno soprattutto di educatori nei nostri laboratori per la memoria, educatori, musicoterapisti, fisioterapisti che guidino questi gruppi, di piccoli gruppi di ammalati a fare attività per mantenere le abilità residue. Queste iniziative oltretutto riducono i disturbi comportamentali perché loro sono occupati e non pensano a cose magari ripetitive che di solito fanno a casa. Ovviamente anche i familiari vanno sostenuti sia individualmente in base alle loro necessità con consulenze psicologiche per migliorare la loro relazione con il malato e sia in gruppi di autoaiuto, perché il gruppo di autoaiuto appunto significa aiutiamoci insieme, siamo tutti con lo stesso problema e quindi magari qualche soluzione in più riusciamo a trovarla. Ovviamente il gruppo di autoaiuto viene guidato da psicologhe facilitatrici. Ecco, noi cerchiamo di aiutare anche per le consulenze, per le pratiche di invalidità e facciamo progetti di solidarietà sociale, i trasporti col pulmino, l'annuale vacanza di sollievo per i familiari, in modo che noi trasferiamo il nostro laboratorio per la memoria sul lago di Garda e i familiari possono finalmente avere una vacanza vera. E ecco, questo quello che riguarda la nostra associazione. C'è da dire che tutti questi servizi sono gratuiti per i pazienti e i familiari. E quotidiani, perché noi siamo aperti con i nostri volontari, perché abbiamo anche quattro volontari di servizio civile, oltre a tutti i volontari attivi nostri, che generalmente sono familiari e molto sensibili. Siamo aperti tutti i giorni in orario d'ufficio. Per quello che riguarda le attività organizzative e per i laboratori per la memoria solo al pomeriggio in vari centri di Verona, per esempio in centro storico siamo qui presso l'Istituto Assistenza Anziani dentro la casa di riposo, abbiamo uno nostro spazio, e poi anche a San Zeno in circonvallazione Maroncelli, in Borgo Venezia siamo ospitati dal centro anziani protagonisti di quartiere sia in via Biancolini che al centro Tommasoli, e poi abbiamo a Parona anche un'ospitalità sempre presso il centro anziani. Non è facile essere accolti, devo dire, alcuni capiscono e ci accolgono, altri fanno un po' più fatica, però una volta che riusciamo a far capire che comunque è un problema di tutti, perché nessuno ha la garanzia in tasca di non avere questa malattia, e poi si riesce insomma a collaborare, grazie al cielo. Puntate molto anche sull'attività di sensibilizzazione, su quelle che sono le vostre attività, ma soprattutto verso la conoscenza di questa patologia degenerativa. Sono fondamentali, la sensibilizzazione del territorio è fondamentale, la sensibilizzazione e l'informazione. Rispetto a questo noi abbiamo anche promosso, in collaborazione con il comune, finalmente c'è la giornata mondiale dell'Alzheimer da qualche anno, di cui si fa carico appunto il comune, ed è quest'anno la 18ª, che si celebra il 21 di settembre nella sala convegni della Gran Guardia. E noi come associazione siamo presenti anche col banchetto nel loggiato della Gran Guardia per dare informazioni, oltre che al dibattito. Sarà previsto un film, brevissimo, un breve film, che si intitola Elettra, la terapia dell'amore, ed è proprio una storia vera, proprio scritta da una familiare e realizzata poi da noi, dalla nostra
equipe di volontari. Questo film può essere il punto di partenza poi per un dibattito sul tema, perché poi alla fine è proprio tutto un percorso che questa familiare ha fatto e ha trovato sollievo appunto frequentando i nostri laboratori per la memoria, i gruppi di psicologia, eccetera. Lei diceva appunto che il 21 settembre è la 18ª giornata mondiale dell'Alzheimer, a tal proposito a Verona ci sarà un convegno al Palazzo della Gran Guardia. Ecco, saranno presentate e illustrate le attività realizzate con il progetto sperimentale Alzheimer nel comune di Verona, ovvero di cosa si tratta? Da anni la Fondazione Carige Verona sostiene il comune e gli enti più importanti che hanno, le istituzioni più importanti, le case di riposo più importanti, e intendo dire la Pio Opera Ciccarelli e l'Istituto Assistenza Anziani, vengono sostenute proprio per fare questo progetto specifico per l'Alzheimer, per avere ospitalità in luoghi protetti e con attività specifiche per l'Alzheimer, perché una volta l'Alzheimer era considerato una follia e quindi li mettevano tutti insieme alle malattie psichiatriche. Invece finalmente hanno scoperto che l'Alzheimer non è una malattia psichiatrica, perché la malata di Alzheimer ricorda, riesce a comunicare ovviamente con le metodologie giuste, eccetera. È la memoria che si cancella progressivamente e l'ammalato torna sempre più indietro, al punto che non riconosce più, per esempio nel mio caso la mia mamma non mi riconosceva più come figlia perché non si era sposata, ma mi riconosceva come sorella, e andavamo quindi a scuola assieme e allora facevamo attività a quel livello in cui era arrivata. Ecco, il segreto fra virgolette è proprio quello: cercare di adeguare le attività al livello a cui sono arrivati gli ammalati, un livello di retrocessione, e quindi la Fondazione Cari Verona e il Comune hanno sostenuto questo grandissimo progetto che prevede alcuni centri diurni e le case di riposo appunto con dei corridoi protetti proprio per l'Alzheimer, sono stati costruiti anche dei giardini Alzheimer dove non si perdono, dove possono vedere le rose oppure le erbe profumate che loro riconoscono sempre, perché si lavora moltissimo anche sui sensi. Giusto per avere anche una dimensione dell'incisione di questa patologia sulla popolazione veronese, ci sono dei dati? Noi ci basiamo su una statistica che è stata fatta ancora quando è stato promosso il progetto Cronos, una statistica effettuata dalla ULS20 che stimava 7.000 famiglie con questa patologia a Verona, solo a Verona, 10.000 a Verona provincia, questo nel 2003. E ovviamente invecchiando la popolazione, noi siamo grazie al cielo una popolazione di anziani e la medicina fa miracoli rispetto alle nostre patologie, però diventiamo anziani, quindi aumenta l'incidenza di questa malattia. Ecco, e non tutte le famiglie possono o decidono di portare l'ammalato in una struttura protetta. Spesso le famiglie o non possono dal punto di vista economico o non vogliono, lo tengono a casa, però quando la malattia è diagnosticata non è subito il momento di portare l'ammalato in una casa di riposo, perché c'è un lungo periodo di latenza in cui questa malattia può essere benissimo gestita se si hanno le competenze, e di solito sono le famiglie che si assumono questo carico. Purtroppo non sempre le famiglie sanno dove andare a fare richiesta, dove chiedere aiuto, e quindi si sentono proprio abbandonate, insomma, purtroppo. Quando arrivano qui sono già disperate. Ne approfittiamo per parlare anche del premio fotografico Scoprire il volontariato fotografando Verona. C'è ancora qualche giorno per potersi iscrivere. Ecco, di cosa si tratta? Questa è un'iniziativa nuova, patrocinata dal Comune di Verona, l'assessorato ai servizi sociali e l'assessore anche al decentramento. Riusciamo a realizzarla con il contributo del Centro Servizi di Volontariato
e che ha promosso questo progetto perché è l'anno europeo, scade il 2011, anno europeo del volontariato. Ora, per noi volontariato significa volontariato attivo di persone anziane, ma anche ricerca di nuovi volontari ed anche ricerca di giovani volontari per il servizio civile, e noi abbiamo anche il progetto del servizio civile nazionale. E quindi abbiamo 4 posti di lavoro / missione. I ragazzi che vengono da noi compiono una missione per un anno, ovviamente è una missione che comporta un rimborso mensile, però è sempre una missione. Ebbene, noi abbiamo promosso il progetto di promozione premio fotografico Scoprire il volontariato fotografando Verona. Si tratta di una giornata intera, solo il giorno di sabato 24 il progetto si conclude, però l'iscrizione è gratuita e prevede che siano fatte fotografie che poi a noi serviranno per costruire un album di ricordi, memory, di ricordi di Verona, una Verona diciamo particolarmente riconoscibile, e in questo album, con questo album noi faremo attività di memory nei nostri laboratori per la memoria, perché i nostri anziani riconoscono i luoghi importanti di Verona. E quindi questi neo aspiranti fotografi volontari comunque andranno a fare queste fotografie. È sufficiente aver compiuto 18 anni e l'importante è fotografare beni culturali, ambientali e soprattutto sociali della nostra città, possibilmente tutti assieme. Ecco, qui servono un po' di idee. Comunque queste persone che parteciperanno saranno guidati da guide specifiche che conoscono bene gli itinerari e in alcune appunto tappe importanti di Verona, e poi ci sarà ovviamente il rientro qui nella nostra sede principale, dove si potrà visitare il nostro laboratorio per la memoria, e qui è previsto il pranzo, poi è previsto un concerto, insomma c'è un bel programma nutrito e speriamo di coinvolgere tanti giovani, tanti cittadini in ogni caso. Chiudiamo con la promozione di un'altra serata che vi vede protagonisti come associazione, ovvero siamo al Circolo Ufficiali di Castelvecchio venerdì 7 ottobre alle 20:30. Ovviamente noi siamo un'associazione di volontari, siamo iscritti in regione, siamo onlus di diritto e di fatto, e quindi non abbiamo scopi di lucro, tutto quello che facciamo è gratuito, facciamo dei progetti che generalmente vengono finanziati dal centro di servizio di volontariato, e recentemente anche il Comune di Verona ci ha dato una piccola quota per aiutarci, perché i progetti vengono finanziati solo, cioè il 20% di questi progetti lo dobbiamo sempre mettere noi. Allora noi dobbiamo fare iniziative per coprire questo 20%. Una di queste iniziative, per esempio, cade venerdì 7 ottobre al Circolo Ufficiale di Castelvecchio, dove abbiamo organizzato una cena con ballo, una serata benefica proprio per raccogliere i fondi per le nostre attività riabilitative nei laboratori per la memoria, per pagare appunto i professionisti, perché noi cerchiamo di qualificare i nostri interventi e noi volontari siamo a supporto, però servono dei professionisti formati in modo specifico, quindi la musicoterapista, la fisioterapista che fa attività motoria adattata, l'educatrice che li guida a fare molte attività, perché le attività devono essere varie durante il giorno, altrimenti si annoiano. Ecco, noi il consiglio che diamo alle famiglie è questo: anche se loro non fanno più bene le attività del quotidiano, facciamogliele fare lo stesso, accompagniamoli e poi sistemiamo bene le cose e ringraziamoli, perché hanno bisogno di avere ancora, di mantenere la loro identità e di essere gratificati, perché già loro vivono in stato confusionale, già loro rifiutano di fare, ma se noi gli chiediamo aiutami a fare, che so, il letto, ad asciugare i piatti, eccetera, apparecchiare la tavola, loro lo fanno. Dipende dal nostro modo di chiedere, di comunicare.
Il fare è vivere per il nostro cervello. Ringrazio per essere stata con noi la presidente dell'Associazione Alzheimer Italia, sezione di Verona, la signora Maria Grazia Ferrari Guidorizzi. Ne approfitto per ricordare che la sede dell'associazione si trova in via Don Steb numero 4 a Verona. Per conoscere questa realtà, la sede è aperta il mattino dalle 9 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 19. C'è un'email di riferimento, ovvero alz.vr@tiscali.it. Il sito internet di riferimento è il www.alzheimerverona.org. Grazie a tutti voi per l'attenzione e ancora buon proseguimento di ascolto.